qui oggi c'è qualcosa che non va. Inizia a fare molto freddo nella nostra casa. E poi sento delle strane sensazioni, come se qualcuno mi stesse toccando. Io sono sicura che quel mostro cattivo con quei denti affilati mi spia in continuazione e si nasconde da qualche parte. Robby, perché stai qui a terra? Robby! Robby! Svegliati! Pronto! In che senso, Aghi? Sei stato tu! Aghi! Aghi! Questo è un segreto, non l'avevo mai visto prima in questa mappa. Assurdo. Ok, da questa... Finalmente Robby sta giocando alla Play ed è arrivato il momento di fare shopping. Non ho mai niente da mettermi. Non è possibile. Poi Robby... Che strano, ho anche le allucinazioni stamattina. Vediamo cosa mi serve. Vabbè, una borsa, una maglia, delle scarpe. Beh, mi serve un po'. Ma Robby? Robby? Dovete sapere, coccinelle, che una delle cose che amo fare di prima mattina è truccarmi, perché bisogna essere sempre belli. E voi, coccinelle, vi truccate la mattina? E poi Robby dice che ama quando mi mette il rossetto. Non è possibile. Robby, qui c'è qualcosa che non va. Bisogna cambiare le lampadine. Qui oggi c'è qualcosa che non va. Inizia a fare molto freddo nella nostra casa. E poi sento delle strane sensazioni, come se qualcuno mi stesse toccando. O semplicemente ho allergia da qualche parte qui nel corpo, non lo so. Robby, non è divertente. Perché stai qui a terra? Robby, Robby, svegliati! Pronto? Perché non ti svegli? Che ti è successo? Robby, Robby, dai, non è affatto il momento di dormire, svegliati! In che senso, Aghi? Sei stato tu! Come gli hai dato quella padella in testa? Ma ti sei impazzito? E perché gliel'avresti data in testa? Da soli noi due? No, 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 Aghi, forse non ci siamo capiti. Io non vorrei mai rimanere da sola con te, dopo quello che mi hai fatto. Eccolo qui, il bubone. Ma Aghi, quindi davvero gli hai dato una botta in testa? Ehi, aspetta un momento. Aghi, ma dove è finito? Coccinelle, però, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sono sicura che Robby starà meglio. Però adesso è arrivato il momento di trovare Aghi Waghi, altrimenti potrebbe darmi anche a me una padellata in testa. No, 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 io non voglio buboni. Ai! Ma cos'è stato? Ai, 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 ai. Sembra che un rinoceronte mi sia caduto in testa. Ah, questo sì che mi lascerà il segno. Ma ero svenuto sul tappeto e nessuno ha detto niente. Ah, se becco chi mi ha combinato così, la pagherà cara. Non mi farò mai più prendere alla sprovvista. Mai, niente può sconfiggermi. Coccinelle, adesso dovrò parlare a bassa voce, altrimenti Aghi Waghi potrebbe scoprirmi. Io non vedo nessuno. Secondo voi, coccinelle, dove si potrebbe essere nascosto Aghi Waghi? Io sono sicura che quel mostro cattivo con quei denti affilati mi spia in continuazione e si nasconde da qualche parte. Ho bisogno assolutamente del vostro aiuto, perché mi dovete aiutare a capire dove si nasconde Aghi Waghi. Quindi, se sapete dove si nasconde, scrivetelo qui sotto nei commenti. Strano, avevo la sensazione che qualcuno mi stesse spiando. Mi è sembrato di sentire quella strana vocina e diceva qualcosa su Poppy e qualcosa su di me. Aghi Waghi potrebbe essere nella stanza qui.
da qualche parte. Oh no! Devo capire dove si nasconde. Innamorato? Ho capito dove sei. Che significa che ti sei innamorato di me? Mi fa male la testa da due parti differenti. Ah, ma come ho fatto a non accorgermi che mi stava per arrivare un altro rinoceronte in testa? Ma che cos'è che mi fa male ogni volta? Ma questa volta... Aghi? È scomparso. Era lì fino a qualche secondo fa, ma adesso è scomparso di botto. Senza dire niente e senza alcun motivo. Chissà perché. Ai. Ma ormai ho capito la tecnica, eh? Non mi prenderai mai più alla fine. Cuccinelle, vi rendete conto? Aghi prima dice che è innamorato di me e poi sparisce così senza dirmi nulla. Sapete che cosa vi dico? Che è meglio così, anche perché mi fa schifo. Aghi, levati immediatamente di qui! No, Aghi, devi lasciarmi stare! Io non voglio stare con te! Roby! Cuccinelle, aiutatemi! Dani? Roby, smettila di dormire! Aiutami! Aghi, non mi lasciare pace! Cosa? Aghi Waghi! Cosa faccio? Devo liberarla! Resisti, Dani, resisti! Oh, una padella! Adesso sì che mi vendico! Ah? Aghi! Sei ferma, Dani! Dani, potrei colpire te, stai ferma! Fai subito! Preso! Dani? Roby, è stata una bruttissima sensazione! Credo di aver sconfitto Aghi Waghi! Guardatelo, è lì a terra, tutto confuso! Roby, tu non puoi capire quello che è successo. Sì, lo so, ho tre bernoccoli giganti in testa. Avrò tipo dormito 2 ore. No, Roby, ancora peggio. Come peggio? Aghi Waghi ha confessato di essere innamorato di me. Sì, proprio di me, Dani. Stai tranquilla. Tanto ormai l'abbiamo sconfitto e lì a terra che... L'hai visto anche tu? L'ho colpito con questa padella! Era lì, Dani! Roby, adesso sì che io sono nei guai, perché lui adesso mi spierà in continuazione e cercherà di stare attaccato a me! Allora, Dani, a parte che ho un mal di testa tremendo perché davvero i bernoccoli sono fastidiosissimi, ma in realtà quello a cui penso è che Aghi Waghi vuole rubarmi la fidanzata!